Eccoci, eccoci. Buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera a tutti, come va? Ci siamo? Fatemi sapere se siamo partiti. Ritorniamo in live dopo mille mila anni. Attenzione, dopo mille mila anni. Tutto bene? Tutto bene? Fatemi sapere se ci siamo. Io intanto qua sistemo un pochino di cose. Mi devo rimpratichire con Twitch, che è una vita che non lo usavamo. Abbiate pazienza, però. Come vi dicevo, per questioni tempistiche non sono riuscito a fare live per un po' di tempo. Questo anche è un periodo abbastanza ricco di uscite, quindi cercherò di organizzarmi perché, come avete visto, negli ultimi giorni poi stanno uscendo 1000.000 video di 1000.000 ore. Quindi, oltre a questo, fare le live non è facilissimo, però mi piacerebbe ripartire. Grazie mille a Cole Valentine per la sottoscrizione, grazie mille. E quindi, come detto, abbiate pazienza. Poi vi faccio sapere sempre sulla pagina Facebook. Oggi ho detto, vabbè, partiamo un po' con Assassin's Creed, visto che vi avevo detto anche negli ultimi video, non so se l'ultimo l'avete visto perché è uscito alle 18. Comunque, nel caso, riprendiamo dopo l'ultimo video perché siamo arrivati ad un punto. Grazie mille anche a Blowser96 per la sottoscrizione. Intanto c'è anche la signorina Salve, Siri. finalmente, dopo Moment, 3 ore. sto facendo il filo del discorso. Salve, ciao a tutti. E quindi dicevo, aspettate che mi metto prima che mi dimentico anche sta cosa. La chat un po' più ordinata, non è vero. Aspettate. Così almeno poi più o meno cercherò di seguire un pochino anche la chiacchierata, se no è una Salve, caciara. salve, salve. Sono E qua. vediamo un po'. Mi sentite? Sì. Diciamo così, non riesco a seguirvi. E che vi stava a dire? Ah, con Assassin's Creed prendiamo praticamente dopo l'ultimo video, quello che è uscito questa sera alle 18. Non credo ci saranno spoiler particolari, perché comunque adesso ci facciamo solo le secondarie. E come detto, approfitto delle live perché grazie mille a Grazie. CKage89 per Come? CKage. Grazie mille, comunque, grazie mille. Questa è la prima Per occhiata che io do ad Assassin's Creed. il quinto mese, tra l'altro, la Ah, sottoscrizione. ottimo, ottimo. E quindi, siccome per le missioni, già lo vediamo qui dalla mappa, per quanto riguarda le missioni abbiamo dei livelli da tenere in considerazione. Quindi per le prossime missioni principali, che saranno quelle che maggiormente vi porterò sul canale, il mio livello attuale è 3 livelli più basso della missione minima, quindi devo livellare perché sennò ci fracassano di mazzate. Quindi almeno approfittiamo delle live per farci le missioni secondarie, così livelliamo un pochino. Grazie mille anche a Ergut per la Grazie. sottoscrizione. Questa volta è il tredicesimo mese, Madonna, attenzione, che abbiamo superato bellissimo, l'anno. attenzione. Grazie mille, grazie mille. E anche a Robby per la Grazie. sottoscrizione, sempre grazie mille, grazie mille. Come sempre ve le riporterò sul secondo canale, quindi chi sta vedendo il video sul secondo canale sappiate che questa è una live, quindi per questo c'è questa chiacchierata iniziale, c'è la camera, c'è sottoscrizione su Twitch nel caso, visto che magari ci sarà anche qualcuno nuovo che vedrà le live direttamente sul secondo canale, per seguirla in live su Twitch, vi avviso su Facebook, e poi ve le riporto qui sul secondo canale, un po' una caciara, ma abbiate pazienza, ci organizziamo per tutto. E quindi niente, livelliamo un pochino, ragazzi, perché qua, come detto, altrimenti per le missioni principali non andiamo avanti. Poi, sempre per quanto riguarda le live, abbiate pazienza che ci organizziamo anche per altri titoli. Torniamo con i Racing Game, Gran Turismo, visto che possiamo fare le gare online, è abbastanza lunga anche l'attesa. Qualche gara un po' più lunga di Formula 1, un po' di tutto, però, come detto, anche qualche altro gioco che magari non trova spazio sul canale lo porterò in live. Infatti, volevo partire con quello, però ho detto. Andiamo con Assassin's Creed, poi qualche altro titolo facciamo direttamente in live. Però datemi un attimo perché, come detto, state vedendo quanti video, quante serie, quanti giochi stanno uscendo. E sono una persona sola, quindi la giornata dura purtroppo solo 24 ore. Se no potrei fare di più, ma non si può, non si può. Comunque, saluto tutti quanti quelli che si stanno unendo, che si sono uniti. E anche Cuphead, non vi preoccupate che quelle che sono un attimo in attesa, continueremo, inizieremo Secondo forza. me, Sì, Cuphead fa la stessa
No, no, Cuphead. No, già ho registrato qualcosa, però il video è uscito troppo breve, perché poi Cuphead è abbastanza difficile, come ben sapete. Quindi per fare un video, tra virgolette, un po' più lungo, che ne so, già 20 minuti, per me sono 2 ore di registrazione quando arrivano quelli più lunghi. Quindi avevo registrato un pochino, qualche livello, però poi con i tagli praticamente è uscito 10 minuti. Quindi ho detto, aspetta, fammi fare qualche altra boss fight e poi la mettiamo. Però questi giorni non ho avuto proprio tempo. Quindi forza, lo inizieremo appena possibile, Cuphead lo proseguiremo, così come Project Cars, FIFA. È proprio oggi e ieri vi ho postato 4 video proprio perché ho tantissimo materiale da postarvi, però non voglio neanche, già 4 sono troppi, perché so che giustamente anche da un'ora non è che tutti riescono a seguire, però comunque nel caso li trovate lì, se state un po' indietro con una serie andate nella playlist e li recuperate man mano, non è un problema comunque. Va bene, allora dai ragazzi, a questo punto direi di partire con Assassin's Creed. Ci troviamo in questa zona. Fatemi sapere com'è l'audio di gioco. Poi non so, ogni tanto mi muoverò per controllare la camera se si blocca o meno. Un'altra cosa, adesso che ho fatto l'accesso su Twitch, chi ha Twitch Prime ha dei bonus, come sapete. Vabbè, a parte quello delle sottoscrizioni gratuite ad un canale, però ci sono anche alcuni add-on in game, soprattutto con i giochi Ubisoft. Infatti per Assassin's Creed, adesso che ho fatto l'accesso a Twitch, ho riscattato alcune cose che sono, se non sbaglio, 2 armi, una cavalcatura e un vestito. E ve le faccio vedere direttamente qui, poi magari nel video principale sul canale principale, quindi della prossima missione, lo ripeterò per chi magari non ha seguito la live. Così annuncio anche il fatto delle live per chi se le perde. E quindi andiamo in attrezzatura. E abbiamo, allora, prima di tutto mi ha dato un arco che adesso andiamo a vedere qual è. Tra l'altro sono anche oggetti rari. Arco da predatore, questo qui. Arco da predatore speciale, danno attacco furtivo, adrenalina da uccisione, però il danno fa un po' cagare perché 17, cioè qualità 17, quello che ho adesso qualità 36, il danno di questo è 161 al secondo, quello che ho adesso 273 al secondo, quindi vabbè non lo usiamo, però ce l'ha dato, ce l'ha dato. È regalato l'arco, è regalato, ci può stare. Quindi questo mi lascia presagire che anche le armi che abbiamo beccato fanno cagare. Queste due le avevamo viste negli ultimi video e questa è quella più debole, quindi andiamo a vedere. Ci ha dato questa qui, la lama immortale, fa cagare anche questa, tra virgolette, nel senso magari se appena iniziate il gioco vi può essere utile comunque. Fa 100 di danni al secondo rispetto a quell'altra che ne fa 156. Quindi per quanto sia spada normale speciale, il viola dovrebbe rappresentare una cosa un po' più rara comunque, non è un granché, quindi saltiamo anche questa. La cavalcatura ci può stare, invece del cammello magari ci mettiamo questo qui, cavalcatura speciale, popolare e sempre allegro. Partner avrebbe un paio di cose da insegnare agli altri, ah si chiama partner proprio, ah ok, a volte è un po' lunatico, vabbè. Non lo so che significa sta cosa, ma presumo che ci farà cadere. Questa l'avevamo guadagnata, come detto, facendo il rituale. E ci ha sbloccato gli abiti di Aguilar. Abiti eccellente. Gli abiti indossati dall'assassino spagnolo Aguilar de Nerta. Questi mi piacciono. De? Nera. Nera. Vabbè, Nera. Se avete mangiato aglio non lo potete pronunciare questo nome. Però questo ci possiamo mettere anche il cappuccio, che non mi ricordo. Cappuccio sì, cappuccio no. Il cappuccio lo mettiamo, è d'assassino. Comunque abbiate pazienza anche per il fatto della chat. Cercherò di seguirvi, però come detto adesso qualche introduzione riprendiamo dalle live da un bel po', quindi vediamo un pochino. Wolfenstein vediamo, vediamo un po' se riusciamo. A posto, allora. Come detto, le missioni che al momento ho attive. Grazie mille a Yaub, grazie per la donazione, grazie mille e abbiate pazienza per la pronuncia, spero che sia questa, grazie mille comunque. E allora, per le missioni principali, vabbè senza spoiler, senza niente, il livello suggerito di quella più bassa è 19, noi siamo a livello 16, le altre sono 21, 25 e 20, quindi ci spacca nel culo. Le missioni secondarie ne abbiamo 3 scoperte, diciamo, soccorrere i lavoratori, gli occhi su di noi e felicità perduta. Però ricordiamo anche che questo va a zone, noi nella prima zona le avevamo segnate e
se non sbaglio, fatte anche, cioè qualcuna forse me l'ero fatta per conto mio, che è la zona con il più basso livello, direi di iniziare da quelle, se no poi livelliamo troppo e iniziano a diventare troppo facili, tra virgolette, come detto. La zona successiva è stata questa qui, 6-8, no, in realtà è stata Alessandro, no, questa qui sì. E anche qui ne abbiamo da sbloccare. No, questa era la prima zona. Che cazzo dico? No, non è vero. Questa? Questa era la prima zona. 1-5. Questa era la seconda zona. Me le sono fatte anche qui allora le missioni. No, non me lo ricordavo onestamente. Sì. Ok. Queste, come vedete, le dobbiamo ancora attivare. Si può approfittare. Livello 18. Però vediamo se ce n'è qualcuna più bassa. Questa zona, livello 13. Ci facciamo queste, così partiamo anche un po' a scalare. Occhio a questi che ci stanno a cercare e ci spaccano il culo. Livello 10, sì, facciamoci queste, dai, sennò poi iniziano a diventare. Facciamo viaggio rapido. Ti sta piacendo? Sì, al momento mi sta garbando. Come detto, c'è comunque da livellare, perché come vi dicevo nel video, adesso per le missioni principali iniziano ad essere un po' complicate, perché tre livelli più alti del nostro iniziano a essere botte da orbi, perché nelle zone ci sono comunque delle guardie del corpo, dei militari che sono comunque belli massicci, quindi a parte quelli con l'arco che ti danno delle spadacchiate leggere, se sono di 2-3 livelli più alti fai difficoltà, però con quelli più massicci, con lo scudo a torre, con la mazza chiodata, iniziano ad essere botte da orbi. Grazie mille anche a Sigmodax per la donazione. E quindi venendo a noi, ce ne abbiamo una qui di fronte, livello 20, precisa, vabbè, allora andiamo a questa, va. Lo scriba sfuggente. Come vedete dovete girare un po' la mappa, perché come detto questa qui è di livello 20, quindi presumibilmente quando arrivate in questa zona non riuscite a farla, dovete prima fare queste altre in una stessa zona, cioè quella da 20 e quella da 10. Posso chiamare il mio cavallo giusto per curiosità, non che lo andiamo ad utilizzare. Guardalo qui, alla colorazione di Twitch. In realtà mi sta garbando, perché tu non hai seguito, però quando siamo arrivati ad Alessandria, che se non sbaglio è proprio questa qui, adesso un attimo lo spiccionamento così alla signorina Siri facciamo vedere, cioè quando tu hai il colpo d'occhio che inizi a vedere i vari edifici, le piramidi in lontananza, la Londra ottocentesca, ok, i vicoletti hanno il loro perché, qui è più un piacere alla vista per quanto riguarda l'orizzonte, cioè vedere una città del genere, la zona portuale, il mitico faro d'Alessandria, come detto, per me è mitico perché era una delle meraviglie che facevi in Civilization, quindi tutta la cittadina, inizi a vedere queste statue appena arrivi a piedi, no, naturalmente, è bello. E poi guardate là con le piramidi, che è figo, visivamente è bello anche questo, poi ognuno ha il suo stile, diciamo. Certo, i vicoletti della Londra ottocentesca, loro perché. Però grazie a Salvusio per la sottoscrizione. Voi vi sta garbando? Qual è l'ambientazione che vi garba di più? Comunque, come vedete, anche per quanto riguarda il vestito c'è un rimando a Twitch con le gli spallacci un po' viola. Il cavallo, vabbè, sì, c'ha tutto il baracchino viola. Però è giustamente. Infatti il viola delle armi non so se sia dato dal fatto che siano rare o perché me le ha sbloccate tramite Twitch Prime. Non lo so, Vabbè, ci facciamo sta strada col cavallo, ce l'abbiamo, quindi ci sta. E occhio. Il lavoro di Aristone è notevole. È indegno quello che hanno fatto a un filosofo. Aspetta. Oh, sventura su questa città. Vediamo che problema. Sventura su Eudoro. Ok. Comunque un saluto a tutti quelli che si stanno unendo pian piano. Sei uno dei filacheschi Eudoro? Non sono amico di Eudoro. Ha causato solo dolore a mio marito Aristone. Un grande poeta e filosofo, rinchiuso. Rinchiuso in gabbia per aver scritto cose magnifiche. Le parole sono armi affilate. Lavorava da anni al suo capolavoro. Sì, perché l'audio di gioco è già abbastanza poi basso. Poi Eudoro l'ha copiato e ha fatto passare per sua l'opera di mio marito. E Aristone l'ha denunciato? Dopo mesi di dibattiti, mio marito è stato ridicolizzato, picchiato,
e anche messo in gabbia. E questa sarebbe la giustizia di Alessandria. Oh, te ne prego, rimedia questo torto. Così io e mio marito potremo andare via da questo posto e dimenticare tutto questo. Ok, liberalo. Allora teniamo premuto così. Portalo, seguiamo la missione. C'è una barca che allora, vediamo un attimo dov'è la missione. È qui, così magari poi ci sblocchiamo questa. Taglia. Vabbè che forse volendo le possiamo anche sbloccare e poi ce le facciamo piano piano, eh. Però vabbè, dai, seguiamone una alla volta, così ci si organizza. Occhio alla signora. Ora cerchiamo di non ammazzarci male qua e non farci ammazzare male. Salve. Se non creiamo problemi dovrebbero... Aspetta. Ah, ok, vabbè. È più vicino. Tanto vicino, a 150 metri, quindi adesso possiamo spiccionare. Andiamo col picciono drone. Ok. Le guardie stanno conducendo Aristone ai moli meridionali. Ah, proprio con la carrozzina? Cazzo! Aspetta, sto chiamando il cavallo. Non ha fischiato, però sta arrivando. Aspetta, ha tamponato il cavallo. Vieni qua! Dai, cazzarola! Un altro leccapiedi di Eudoro venuto a prendermi in giro. Toglietevi, c'è traffico. Lasciami al mio dolore. Posso saltare? Sono un amico di Fano. Ma stiamo chiacchierando noi. Ma che fa tampo? Ah, aspetta un attimo. Oh, signora, mi scusi, ma che fa? Attenzione, fa manovra. Acciacca la signora di nuovo. Grazie mille, grazie mille. Aspetta, aspetta che tamponiamo il cavallo. E scendi da... Vaffanculo. Non lo so, ragazzi. Ancora non lo... Ma io posso... Cioè, nel senso, dove vai? Non ho capito se dobbiamo seguirlo o se... Guarda, faccio una cosa del genere. Colpiscilo ancora, se no. Lo merita. Figlio di mula. Ora pensa a quello. Dai, a cavallo, dobbiamo fare un attacco da panico. Attento, quello è pericoloso. Attento, i suoi capelli. Hai bidocchi. Ma che cazzo dici, hai bidocchi? Salgo? Aspetta. No, mi sa che lo dobbiamo liberare prima, perché la missione si... Aspetta che scendo dal baracchino. Però è utile eventualmente sta cosa. Vai a piedi a casa? Potito portare io. Sei più coraggioso del grande Achille. Porto, basta frustate giornaliere, finalmente. Dobbiamo fare in fretta. No, i bastardi mi hanno ferito all'anca. Fa piano, ti aspetta, prego. Perché dobbiamo lasciare la città. Poi è lo stesso tasto quello per caricarlo. Però il cavallo deve stare fermo. Mia moglie vuole che tu vada via da Alessandria. Mia moglie. Oh, mia adorata. Sì, al porto c'è una barca. Portami là. Aspetta. Quell'Eudoro, che uomo odioso. Mi detestava solo perché la mia opera era migliore della sua. Era un'opera sul Nilo, piena di magnifiche descrizioni. Sono molto bravo. Un'altra cosa, ci ha dato 200 dracme il coso di Twitch. Tanto dal mio. No, 2000. La sua prosa è in sì. Forse 2000. No, devo andare in negozio, mi sa, per vedere. Non è vero, inventario. Sì, 2000 ce ne ha date. Che le userò per comprare il legno, perché il legno ci è utilissimo per migliorare un sacco di cose. Del Nilo. E non è che lo troviamo molto facilmente, se perché il legname... I soldati mi uccideranno se ci... Aspetta, siamo su... Che ne sarà della mia cara moglie? La luce del... Aristone, di qua! Ecco. Vieni, la barca è pronta! Ho capito. Appena sali, partiamo! Dove vai? Aristone! Benevolenti. Dov'è Aristone? L'abbiamo perso! Vada! Mo come cazzo sei? Il cavallo con quanta leggerezza... Vai così! No, non è vero, si sta lavando anche la faccia. Signor cavallo? Vabbè, lei... Però questo salta così, scusate. Mo questo come cazzo sale? Mannaggia la puttana, è rimasto a mollo così. Ma che cazzo sta a fare? Ma guarda, come i bambini, toglimi dalla vasca. Come cazzo usciamo da qua in due? Aspetta. Guarda, se ho perso il cavallo di Twitch a mare... Eccolo là, no, si è fermato su... Aspetta.
cavalcatura non disponibile. Non lo so, però è sparito dalla... Lo vedevo molto in difficoltà, onestamente. Lo vedevo molto in difficoltà. È successo un macello. È fatta! Ah, vedi che tipo deve alzare. Guarda questo, sta a fare falso invalido. Libero. Presto, dobbiamo lasciare la città. Vai, vai. Più in fretta. O quelle guardie mi troveranno. Vai. L'Egitto non è adatto a un filosofo. Arrivederci. Ah, no, non è vero, parlo. Ma stava già parlando, in realtà, per conto suo. Presto le guardie verranno a cercarvi. Sì, certo. Mia moglie ha trovato un passaggio per Creta. È molto tempo che vorremmo andarci. Forse lì ci attende una vita migliore. E gli dèi vi assistano nel vostro viaggio. I discorsi su dovere e onore mi lasciano scettico. Ma devo ammettere che tu sei diverso. Se in Egitto ci fossero più uomini con le tue virtù, la vita sarebbe sublime. Sì, eh? Vabbè, un po' di esperienza. No, qua non era disponibile. Fammi vedere un attimo se l'attrezzatura... No, però c'è anche... Secondo me non muore il cavallo. Spero, se no c'è morto il cavallo di Twitch nella stessa live che l'abbiamo riscattato nell'arco di 30 secondi. Comunque, guarda, faccio una cosa. Il filosofo inaspettato la sblocco la missione, perché sennò poi dobbiamo tornare qua un'altra volta. Poi la seguiamo in un altro momento. Intanto la mettiamo nel pacchetto missioni. Ogni tanto uso la sfrecciata, così vediamo se possiamo rubare qualcosina. Vediamo questa qui. Come detto, livello 20, quindi la facciamo più avanti. Che cazzo si urla questa signora? Meggiai, grazie agli dèi. Non vedevo uno di voi da molte lune. Che cosa ti turba, giovane madre? Giovane madre è una parola grossa. È impazzito, scappa anni. Di continuo. Perset vuole diventare una specie di pensatore. Ma assolutamente si no. Si è messo a cercare una caverna accanto alla spiaggia, ma non è ancora tornato. Se si è perso, lo troverò. Grazie, Meggiai. Prego, ma non adesso, perché è di livello 20, quindi ci spacca nel culo. Aspettate, mi alzo un pochino il volume pure io. Le chiacchierate sono un po' basse, effettivamente. Allora, livello 20 anche no, perché 4 livelli più alti ci spacca nel culo. Questi di che livello sono? 20, quindi evitiamoli assolutamente. Questa a livello 10 se può fa è a 400 metri, quindi io mi chiamo il... No, il piccione, il cavallo. Eccolo, grande, come va? Altro che San Francesco, ci fa un baffo. Magari non ci parliamo come lui, ma c'è bisogno. Ci capiamo. Col cavallo un po' meno, non è che ci capiamo più di tanto. Dobbiamo arrivare là sopra. Ecco, adesso sta facendo anche buio, quindi la città si inizia... Questi edifici un po' più alti sono molto fighi, con il tramonto. 150 metri, vabbè, mi sa che quel cavallo lo abbandoniamo e andiamo... Aspetta, dove... Sì, siamo arrivati comunque. La... Dove cazzo vai? No, che adesso in questo Assassin's Creed è l'unica volta che non è... Che non faceva quei salti farlocchi. Si arrampica più facilmente, diciamo così. Ma non ho capito se questa è una zona vietata o... No, questo però è un muro più... È la prima volta che becchiamo qui un muro non scalabile. Gli altri, bene o male, li scalava tutti, anche se sembrava non ci fossero appigli. Vabbè, poi in un modo o nell'altro ci arriviamo uguale, però... Ok. Poi collezionabili, ragazzi, una volta ogni tanto, cioè se ci capitano sotto mano, perché se mi metto a cercare pure i collezionabili facciamo non di più. Giusto se troviamo qualcosa di interessante. Vabbè. Voi sta garbando Assassin's Creed Grande Origins. Sei come detto, ho fatto un po' di pausa. Dopo Benvenuto, il secondo fratello. Capitolo. Grazie, sacerdote. È bello veder tornare un egiziano. Dall'arresto del mio musicista c'è troppa calma. Il silenzio è assordante. Un conciatore l'ha accusato di aver rubato una preziosa pelle di leone nubiano dalle vasche di tintura. E dire che lavorava per lui. Poveretto. Ma è un uomo onesto.
Proverò a fare qualcosa, sacerdote. Mejai, allora, il mio musicista è nell'arsenale del Kibotos più vicino alla biblioteca. Che Serapide sia con te. Grazie, sacerdote. A dopo, sacerdote. Andiamo a cercare il suonatore di tamburo all'arsenale. L'arsenale mi sa che era la zona Aya. Off limits, quindi. vediamo un pochino. Abbiamo acciaccato un bambino, mi sa. Ma scusate, è sera, si vedono in giro solo bimbi. Ma che cos'è? Andate a dormire. Oh, mi scusi. Cattiveria ha spinto una dalla signora. Spiccioniamo un attimo, vediamo se. Ok, l'ha beccato al volo anche. Bersaglio localizzato. Allora, qua stiamo attenti perché ho la strana sensation che questa sia una zona un po' pericolosa. Sembra di no. Qua sembra di no. Sta qui sotto, aspetta, da dove. Sì, no, era la zona pericolosa, che ancora non ci eravamo arrivati. Ora, vediamo un po' come organizzarsi. Ah, aspetta. Le frecce mi sa che non le abbiamo ricaricate. Però il nostro bersaglio è qui sotto. Ma dobbiamo liberare la zona per recuperarlo, penso, perché altrimenti ci spacca nel culo. Quindi, aspetta, che questo è l'arco a mitra. Ok, un po' troppi, ne abbiamo sparate, ma va bene. Meglio abbondare. Quelli sono abbastanza lontani, quindi forse sono anche evitabili. E qua sotto non so se c'è qualcuno. Grazie mille a Paul Terry per la sottoscrizione. Grazie mille. Io come sempre depredo di tutto e di più, perché troviamo cose interessanti o comunque cose da rivendere, che nel caso, tipo le armi pesanti, io ragazzi non è che le utilizzi più di tanto. Possiamo utilizzare questo per ammazzare altri soldati, ma allo stesso tempo potremmo anche provare un'azione stealth, che naturalmente non riuscirà come il nostro solito, però perché non so se qui sotto c'è qualcun altro che lo sta controllando. Sto cercando con l'inquadratura di capire se tu. Ehi, omone! Sì, ma come sembri uno capace di sollevare grossi carichi. Sì, adesso apro la porta. Me, per esempio, sì. Mi sono ferito il piede. Ah, eccolo là, cazzo. È stato il sacerdote a mandarmi. Mi sembri un po' troppo allegro per uno che non riesce a camminare. Un cazzo lo tiriamo. Stai scherzando? Qua, che non ci riusciamo. È il giorno più bello della mia vita. Quel conciatore mi pagherà per il piede. Proviamo. Forse dovresti pensare prima alla salute. Se non avessi le prove, no, avresti dobbiamo ragione. Ammazzare quello là per ma forza. È qui che entri in gioco tu. Cazzo. Occhio. Ok. Cioè, ok, sto paio di palle, perché adesso allora, o lo parcheggiamo, tanto è di livello 10 la missione, quindi comunque non è che ci sia tutta sta necessità. Aspetta, scusa un attimo. Non mi preoccupa tanto questo quanto di quell'altro. Ma da dove è uscito questo? Scusa. Cazzo, state facendo. Vabbè, questo, come detto, livello 9 in questo caso non è. Livello 10 è piuttosto. Che è anche buona questa cosa, perché vedete, se ammazziamo il capitano facciamo. Io vado solo di attacchi pesanti. Sono un po' lento in questa fase, però. Adesso proviamo con gli altri attacchi più veloci. Ok. E deprediamo un po'. Sì, non troviamo neanche cose estremamente interessanti ora come ora, perché ok. No, perché comunque sono di livello basso, quindi ci danno un drop abbastanza farlocco. Vabbè, sti cazzi. Però aspetta, qui c'era un sacco di roba. Scusa, ti parcheggio un attimo qua, perché ho trovato tante di quelle cose che possiamo giullare, che sarà il magazzino. Sì, venite qua, sti cazzi. Dai, tanto facciamo prima così. Ok. Aspetta. Dove va? Lo locchi. Aspetta, c'è sta pure. Mi prende a calci.
Non vedo niente, non so dove sono, ma ok. Una combona questa. Mi avete lasciato qualcosa? Sì, aia. Grazie mille a Crucitti per la donazione. Grazie mille, Crucitti. Grazie, ass. Comunque ammazzarli ci può anche essere relativamente utile per quanto riguarda un leggermente più esperienza. Solo. No, credo che sia stata migliorata perché come vedete ci attaccano. Magari non... Oddio, non... sapete che non ci ho fatto caso se proprio lo stesso colpo può arrivare in contemporanea. Però agiscono molto più in coordinazione tra loro. Certo, dovete anche capire che effettivamente il fatto che non attacchino proprio tutti insieme in alcuni in alcune situazioni può anche essere, tra virgolette, sensato, comunque giustificato dal fatto che siamo uno contro a volte 20-30. Se succedesse una cosa del genere ci massacrerebbero anche al nostro livello. Immaginatevi quando andate a fare le missioni con... un livello... cazzo. No, merda, questo è quello del... ecco, tipo questo, che è di livello 20, ci ha disintegrato in un attimo. Ecco perché non potevamo fare le missioni di livello 20. E avevo lo scudo alzato, quindi questi erano colpi che ci toglievano la guardia, quindi... non evitabili se non con capriole. Però una volta che ti colpiscono e ti danno quella botta sei un attimo stordito, quindi non riesci più a fare niente. Tre colpi e ci ha tolto tutta la vita. Quindi capite bene che a livello 16 siamo adesso. Quelli del livello 20 non è proprio il caso di affrontarli. Io però adesso devo rientrare e riprendermi il tipo. Mi sa di sì. E questa è un po' un'inculata, perché mi rompo un po' i maroni a fare di nuovo sta cosa. Sì, le schivate ci sono, ma non ho fatto in tempo. Le schivate è questa qui. Però non ho fatto proprio in tempo perché quello lì una volta che ti dà un colpo ti stona malamente. Ah no, in generale sì, ci sono. Sono queste qui. Ora vabbè, effettivamente aspetta che la uso con questo magari. L'abbiamo visto all'inizio, si può girare, aggirare l'avversario e magari per colpirlo e non farci colpire, in questo caso non sta funzionando. Conviene più con quelli grandi, vedete, quando diventa colorato questo faccio così, però si fa prima in alcuni casi a non usarle, le schivate, perché come vedete, fino a un certo punto. Oggi vabbè ragazzi, come potete immaginare, facciamo un'orettina prima di cena. E... guarda sto fottuto bastardo di merda. E vieni qua, dove cazzo va? Questi bastardi si parano. Questo è volontario. Perché questo ha dato fuoco al mondo. Dai che dobbiamo riportare questo a casa. Ehi, omone! Sì, sì. Sembri uno capace di... mi sembri un po' troppo allegro per uno che... andiamo, va. Aspetti lei, buon uomo, mi faccia mettere sto rincoglionito almeno sul cavallo. Ci abbiamo un cavallo, può arrivare qua il cavallo. Che fa, mi sfreccia nel culo. La Damo, se va, stando attenti che non beccare quello di livello 20 che gira da ste parti. Non lo so. Vaffanculo, aspetta. Te lascio un attimo. Questi sono più figli di troia, perché comunque noi a piedi fino a un certo punto sta succedendo un macello. Guarda il nostro sangue, presumo sia il nostro. Panico, panico. Vabbè, la cosa positiva è che stiamo facendo un po'. Vieni qua, oh, lo freccia, sì. Comunque questi che fanno a mitraglia sono comodi in alcune situazioni, in altre un po' meno, perché spendi tante munizioni. Scusa, ci posso stare qua. Sono finiti? Ok, datemi il cavallo mio. Abbandona il conflitto. Che senso? Oh, ma me raccatta questo.
Ah, abbandona la zona. No, aspetta. Dove cazzo vai? Siamo scommati di sangue. Guarda quel figlio di troia. Riesco a caricare. Sto facendo girare i coglioni. Sì, perché se non abbandoniamo il conflitto e soprattutto se non ci togliamo questi dai coglioni. Non lo so, non capito. Io sto morendo perché praticamente non sto riuscendo più a far niente. Perché lui non lo posso caricare che mi sparano le frecciate. Questi a cavallo si tolgono dal cazzo. E stiamo continuando a subire. E vattene a fanculo. Vai, mettiti in modalità evasione da pane. È solo che qua stanno chiamando il mondo è più. Guarda sti bastardi di merda. Poi una volta che siamo in queste condizioni basta un colpetto e il braciere arde e i rinforzi sono arrivati. Vabbè, mi sa che sta missione ci mettono 6 anni e anche più. E come vedete è di livello 10, era di livello 10 mi sembra, quindi capite bene che quelle fatte in questo modo di livello 20, ora come ora, sono difficilotte. Ma solo che stiamo in una cazzo di zona che ti voglio. Ok, attenzione. No, aspetta, si avvicinano quelli di livello 20. Ridammi sto rincoglionito di merda. Mi sembra dai. Un po' troppo allegro per uno che non riesce a camminare. Ma non stai scherzando? È il giorno più bello della mia. No. Date, sti cazzi, è il suonatore del tamburo, vaffanculo, lui è il tamburo. Ma tutta sta cazzo di cacciara per è il tipo dell'orchestra. No, questi li dobbiamo evitare, ragazzi, sono 100. Sono di livello 20 e non mi sembra proprio il caso. E stanno là, stanno aspettando. Possiamo aggirarli? C'è sta una barchetta che ci faccia fare il giro del ponte. Con calma e circospezione, eh. No, quello si è piazzato là, sto pezzo di merda. Ma posso investirlo col cavallo? Questo mo ci ammazza all'istante. Aspetta che se ne sta andando. O ci sta aspettando al barco. È il giorno più bello della mia vita. Quel conciatore mi pagherà. Grazie per a Kimi per la sottoscrizione. Forse dovresti pensare prima alla salute. Parla. Se non avessi le prove, avresti ragione. Ma è qui che entri in gioco tu. Cosa dovrei fare? Trovare quelli che hanno rubato la pelle, ovvio. Recuperala e il mio onore sarà salvo. Chi ha rubato quella pelle? Le ho tolto gli occhi di dosso per un momento. E un bandito l'ha presa. Poi è scappato. L'ho perso tra la folla. È successo nel distretto egiziano. Ovviamente le guardie hanno dato la colpa a me. È dura la vita degli egiziani ad Alessandria. Vedrò di ritrovarla. Su, vai a prendere quella pelle. Sì, ma stai... Io sto bene. Devo solo riposarmi un po'. Aspetta, ridammi il cavallo. Non è il mio, ma va bene uguale. Quello non so cosa stia facendo, ma è meglio. Poi che andrò a parlare al sacerdote. Ci teniamo alla gara. Salva alla il mio onore. Ho fatto una strage qua. Ok. Sì, appena arriviamo. Aspetta che. Fate una tampona quello. Cioè, facciamo ad arrivare qua sopra col cavallo, sì. Un po' di strada così. Oh. Il piccione che ci dice dove sta la pelle. Dove sta? Aspetta, fatemi capire se sta in basso perché io sto salendo. E infatti non sta su. Tutta sta caciara. Aspetta, va.
Possiamo lanciarci col cavallo? Grande così, vai, vai. Dobbiamo scendere. Morirà male, ma non è il nostro, quindi che ce frega. Vela, con quanta agilità. Vai col cavallo sui tetti, vai col cavallo sui tetti. Vai così sulla casa di gente ignara. Perché, vabbè, come vedete, anche... Oppela, se sei a cavallo devi stare attento, perché non è che muore il cavallo, muori tu. Perché togli anche la... la salute. Scusi, si può fare. Questa è la pelle. Povera bestia. Il blu non è adatto a Eleone. Scusi. Occhio, abbiamo investito un bambino col cavallo. Non è colpa nostra. Ok, polli. Siamo in zona pedonale. In che senso non sono in drappona? Lo sai in che senso sono in drappona? Ma col marito, non è che... Questo è quanto? Dove cazzo è andato a finire sto sacerdote? Ah, dobbiamo... Possiamo rifare... Scusi. Dobbiamo farci le scale. Stavolta può andare bene. Si può passare col cavallo, scusate, eh? Sul macello col cavallo. Quell'acqua, bro. No, è il cavallo. Guarda là il cavallo, è con la testa nella piscina. Ma proprio nel muretto della piscina, non tanto nella piscina. Quest'uomo è un ladro. Eccoci. Sono io la vittima qui. Mi hanno rubato la pelle. Se la rivuoi, dovrai risarcirlo per le ferite e fare ammenda implorando Serapide. Quindi la soluzione, sacerdote, è un'estorsione? Bene. Serapide e io abbiamo ancora una lunga strada davanti, temo. Che il tuo viaggio sia sereno. Ok, missione completata, quindi. Adesso. Da qui vediamo un pochino la mappa. Al momento abbiamo sbloccato queste zone. Ce ne sono tante altre di livelli abnormi. Ci arriveremo con il tempo. Abbastanza massiccia. Vediamo altre missioni secondarie che abbiamo nei paraggi che possiamo fare. Missione livello 20. Missione livello 15. Ok, questa è già più affine al nostro livello. Vabbè, adesso ci spostiamo pian piano lì. Questa magari, come detto, la attiviamo. E poi... qua c'è quella dell'ippodromo. Che si potrebbe anche fare. Vabbè, vediamo tempisticamente cosa riusciamo a combinare. Ah no, questo c'è un'altra missione. Aspetta. Oh, scusa. C'è un'altra missione, sì. Sì, non ce la segno. Sono qui per servire ancora Serapide. Vediamo. Se posso. Ho qualcosa per te. Delle guardie riscuotono cibo con l'inganno in nome di Serapide. Ma mediamente, adesso chiedono un doppio tributo. Non sembra male. Poi vediamo alla lunga. Poi lo portano all'arsenale e lo dividono con delle altre guardie. La gente muore di fame. E è figo, sempre sì, è figo. Peggio. Più mi è preoccupato di più del primo. Restituirò il cibo alla gente. Primo. Mi manca, ti penso, poco. Al molo, in mezzo alla folla. Ok. Tieni premuto per seguire. Vabbè, facciamo questa anche. E dobbiamo arrivare al molo, che è anche un po' distante. Guarda, mi vado ad attivare prima questa e poi andiamo al molo. Se ce ne attiviamo qualcuno in più è anche buona come cosa, almeno. Arriva qua il cavallo mio. Grande. Guardalo lì, il cavallo di Twitch. Occhio che ce ne sta un altro qua dentro. Sta ancora là. Quella è stata l'ultima nostra cavalcatura, quindi. Oppela, oppela. Oh, attenzione, c'è su Marcello, panico. Attenzione. Tra l'altro, lei non sente perché non ha le cuffie, ma è il saluto. Attenzione, militari. Pericolosissima. Grazie mille a Siralex Traffo per la sottoscrizione. Grazie mille. No, aspetta, dove cazzo stiamo andando? Ah, nella stessa zona, ma noi dobbiamo andare eventualmente anche dall'altro lato. Riusciamo ad evitarlo? Sì, vabbè, uno. Io qua passo da quest'altro lato con il nostro cavallino che si infrasca male. Ok, bimbi. Il bimbo, attenzione. Se solo i banditi non avessero ucciso il mio Ericone.
trofeo. Allora, il sistema di frenata è da rivedere. L'ultima guardia del corpo, ok. Vediamo un po'. Tu, quel simbolo, sei un uomo d'onore. Siete rimasti in pochi. Sono un Magi, risolvo problemi. Bene, perché io ne ho uno. Devo consegnare un prezioso tesoro entro oggi. Ti ricompenserò a dovere per il tuo lavoro. Intanto, eccoti qualche dracma. Questa città è molto più cara di quanto immaginassi. Bene, è deciso. Seguimi. Allora, il caro il compito che ti affido è della massima importanza. Sì, capisco. Essere un mercante non è semplice. Riuscire a piazzare pelli di tigre o addirittura statue è molto difficile. Ah, lavoratori, non sono mai dove gli ordini di essere. Come dicevo, dovrai fare in fretta. Con quanta leggiadria che me ne. E non provare a distrarti, neanche un attimo. Guarda che me ne accorgo. Ma questo è tutto quello che mi resta dopo la camminano pieno. Camminano così, c'è qualcosa che non certo quadra. Che tieni molto al tuo carico. Ovvio, lei è stata mandata dagli dèi per salvare Alessandria, lo giuro sulla tomba di sua madre. Lei? Lì c'è quello che ci vuole spaccare il culo comunque. Cara, ecco la tua scorta. E non voglio incidenti come l'ultima. Siamo su console PS. Aspetta. Abbiamo iniziato. Non è questo che mi hai chiesto. 40. Magi, tienila al sicuro e ti riempirò le tasche di dracme. Cara, non dimenticare il ricevimento di stasera. Fatti trovare pronta. Allora. Certo, padre. Non mancherò. C'è da dire sono che sono felice che sei venuto in mio soccorso. Ti riporterò presto a casa. Non temere. Aspetta però. Ma certo, grazie mio eroe. Spero, chiamiamo il cavallo. Sai, somigli molto a Ercole. Ho deciso, d'ora in avanti sarai il mio Ercole. Sì, ma sali sul cavallo e fammi una cosa veloce, siamo qua. Allora, che vi stavo dicendo? Per le missioni principali, che in teoria dovrebbero essere già quelle che devo registrare per finalmente domani, il devo piano avere un è livello cambiato, 20, Ercole. Ma noi con queste missioni secondarie che stiamo non importa facendo. Ehi, è ora di tornare a casa. Cioè, non livelliamo abbastanza per niente alla fine della live. Hai visto quindi i sacerdoti di qui? Che noia. Non lo so. No, devo andare al mercato centrale. Ci sono delle nuove stoffe persiane. Le voglio. Oppure urlerò, no, le missioni. Chiamerò le guardie. E comunque, anche se sopravvivi, mio padre sarà furioso con te. No, perché sono comunque missioni secondarie di livello in realtà relativamente basso. Dove cazzo stiamo andando? Aspetta, dobbiamo seguire il fiume. Come dici? Niente. Bene, prima di tutto mi serve il mio cavallo. Scommetto che avrà sentito la mia mancanza. Sì, perché così praticamente ho due dispositivi esterni. Trasco la acquisizione. Ok, dai che puoi saltare qua, cavallino. Dai, cavallino di Twitch, che ce la fai. Dai che ce la fai. Vai che ce la fai. Non ce la fai. Aspetta, aveva impennato. Dai, non mi posso fare 6 km e mezzo. Aspetta, dai vicoletti. Sta succedendo un macello qua per andare all'obiettivo, perché è lungo la costa. Fumiciattolo. Ciao, occhio. Occhio. Diana, la signora. È morta la signora. È morta male la signora. Siamo arrivati comunque. Dai, dove cazzo va? Ah, la devo seguire? Sì, perché in realtà voleva farci andare con la barchetta. Adoro che effettivamente questa parte anche della prima città. Così rustica. Si sente nell'aria. Che vita semplice fanno qui. Pegaso non vede l'ora di ritornare come da me. Il bestiario? Come? Hai preso il bestiario? Quello che ho adesso da Twitch. Bonus di Twitch. È bello Twitch, rivederti, padroncina. La sacchetta è fighissima, i lacci arancioni. Abbiamo montato dei ferri nuovi, come avete chiesto. Visto? Era tanto difficile. Posso essere pagato ora? Dovevo riportarti a casa. Non pago per il tuo cavallo. A mio padre non farà piacere sapere che hai discusso di queste cose con lui, Maniscalco. Un saluto a tutti quelli che stanno unendo. Ma certo, io o che stanno parlerò andando con vostro tra padre. Tra poco andiamo anche noi. Oh, Pegaso, ti sono mancata. Sì, lo so, mia splendida creatura. Se solo avessi le ali. Su, andiamo, Ercole. Cosa fai, Ercole?
La scortiamo, ma posso salire pure io? Ah sì, sale dietro. Aspetta, dobbiamo fare un sacco di strada. Allora, dobbiamo cercare di arrivare alla strada principale almeno. Quindi dobbiamo andare... Se riusciamo ad arrampicarci. Basta così parte, sì. Si torna a casa, principessa cara. No, voi guardie del corpo siete tutti uguali. Grazie mille a Giorgio per la... Occhio. Dovrei lasciarti per la sottoscrizione, qui. Grazie mille. Hai preso l'impegno di scortarmi, no? Tanto non lo saprà nessuno. Ma la tua coscienza, sì. Non lo so, vi faccio sapere sempre su... Qui è dove per la prima volta ragazzi. Ho discusso con un soldato. Sarà stato molto riconoscente. Vediamo quando... Dobbiamo andare al mercato a cercare altre stoppe. Scordatelo, ti porto a casa, come ho promesso a tuo padre. Andiamo. Sai, stai completamente distruggendo il mio sogno di trovare il tessuto perfetto. Esistono tanti tipi di tessuti. Sei molto più serio delle precedenti guardie del corpo. Lascia fare, noi facciamo il nostro lavoro e basta. Vedi di darti una mossa, Ercole. No, un altro nome! Grazie mille alla Monica per la sottoscrizione. Allora grazie lo sai, mille, Monica. In realtà me li ricordo tutti. Di che parli? I nomi delle guardie. Ogni tanto mando doni alle loro famiglie. Cara. Cara. Sì? Se ti accompagnassi a cercare un vestito, ti andrebbe bene? Davvero? Sì, certo, grazie, Bayek. Hai uno sguardo interessante. Grazie. Guarda, lì sotto c'è un sacco. Quindi se vuole può andare lì, non rompe i coglioni. Eccoci. Però. Infatti, questa là. Andiamo. Ma con che cosa? Guarda, signora. Finalmente, ora sì che ragioniamo. Trasporta è i teli. Puoi darmi una mano? Quando mai siamo a fare il facchino qua. Davanti. Si manda di me. Bayek! Pegaso! L'hanno rapito! Ma come hanno rapito Pegaso? Sta qui! Non muoverti! Aspetta, ma vado in giro col pacco qua. Lascia sto coso, poi lo recuperiamo. Aspetta che. Vai così, sali a bordo! Vai, vai, insegui Pegaso. Allora, facciamo una volta qui sulla strada. Se questo si muovesse un attimo. Seguiamo la strada, almeno noi possiamo. Cazzo, ho finito le frecce. Vaffanculo. Dice, là. Grande, aspetta cavallo di Twitch. Pegaso, state bene. Scendi, recuperiamo Pegaso. Ehi, calma. Torniamo a casa. La tua seccante padroncina sarà in pensiero. Pegaso, mi piace. Adatto a un cavallo. Ad Aya piaceresti molto. Allora, penso che dobbiamo recuperare anche il pacco a Bartolini qua. Allora, il pacco sta qua, però devo riportare prima Pegaso dalla rompicoglioni che sta. Sono qui, Bayek. Ok. Questo di cazzo, no? Parla con il padre di Cara. Il pacco l'ho lasciato fuori. Grazie mille a Thunder per la donazione. Grazie mille, ma adesso riprendiamo pian piano con le lives. Padre, Pegaso zuppicava e Bayek si è occupato dei suoi ferri. Si è allontanato un attimo. Ah, ho sentito dei rumori. Ma la mia principessa dice che hai risolto la situazione da vero eroi. Posso tenerlo come guardia del corpo? No. Per favore, padre. Quanto costerebbe assumere un Mejai a vita? Troppo. Qui solamente per poco. Capisco. Allora permettimi di ricompensarti come si addice a un eroe. Beh, ok, se ci dà dei soldi a così, va bene. Ok, ok, allora, anche questa è fatta. Siamo sempre là, a livello. Perché sono di livello più basso. Cioè 800 ci ha dato di esperienza. Come vedete queste altre ci danno 1500, perché sono livello un po' più alto. Questa è livello 10, 800 di esperienza. Quindi magari questa è di livello 18, che comunque è un po' altino forse per noi. Però comunque
da dove siamo adesso possiamo. A parte che stavamo facendo un'altra missione qui, tra parentesi. Possiamo tornare indietro ed attivare questa. L'attiviamo solamente, poi la facciamo in un altro momento, perché sennò poi per riattivarla magari quando arriviamo al livello 20 devo tornare un'altra volta qua e un po' mi fracasso in mano. Sto cavalletto pericolosissimo. Scusate, adesso via. Ci abbiamo da fare. Ci attiviamo quella e poi proseguiamo per questa strada, perché c'era l'altra che avevamo attivato prima da completare. Visto che siamo alle 8:20, così almeno iniziamo a concludere un po' di missioni. Sembra anche giusto la leggerezza prima di tutto. Pollo fritto vince quasi su tutto. Sì, pollo fritto della signorina Siri. Sto cercando di inculcare le coppe là. I titoli degni di nome. Ah, questo l'avevo incontrato forse quando stavo in giro per conto mio. Che è molto è praticamente la zona di spettacoli, come vedete. Alessandrini! Vecchio dobbiamo teatro. Dobbiamo ergerci contro questo veleno che si espande in silenzio. Molto figo, molto figo. Qua! Quel gennadio! Si è aperto. L'ira dei potenti, ha detto poteri, non lo so. L'ha tolto velocemente. Sì, vabbè, tanto ce lo ridici. Bayek, finalmente qualcuno che apprezza il mio genio. Hanno confiscato la mia opera. Stai attirando guai. Non è finita. Hanno incarcerato i miei attori, i migliori fra tutti i poeti di Alessandria. Dicono che se provo a mandare in scena l'opera, mi mettono a morte. Sta attento, Fano. Non sei un combattente. Tu pensa a scrivere. Io troverò la tua opera e gli attori. Ok. Come detto, livello suggerito 20. L'abbiamo attivata, poi la facciamo eventualmente in un momento più fattibile. L'altra che avevamo attivato, che era la missione secondaria di livello 10, è quella che sta qui vicino, 453 metri. Sì, le altre sono, vabbè, a chilometri, perché comunque... Il cavallo l'avevo lasciato al terzo anello, dov'è? Non ho fregato il cavallo. Sto cazzo di cavallo che se ne va per conto suo. Se è stata una dritta, una. Non fate apposta. Perché sennò strade dritte portano a più incidenti. Perché la gente va sempre dritta, si appisola, no? Per quello alcuni tratti d'autostrada li fanno anche destra-sinistra. Perché sennò si appisola, poi tendono a spingere più sul motore. Che dici, vedi un rettilineo, allora metti a tavoletta, e quindi lo faccio per il bene della popolazione. Sapete voi, i giocatori sporadici gestionali. Abbiamo sbloccato una nuova zonas. Allora, cerchiamo di recuperare un pochino. Ah, aspetta, no, cazzo, stavo sbagliando e stavo rientrando nella zona dove ci stava il tipo che ci vuole spaccare il culo. Usiamo il piccione, vai, che facciamo prima. Piccione? No, perché adesso mi sa che sei in... Trova il carro e rubalo, ho capito, ma mi devo allontanare un po' da sta zona. Ah, no, sta qua. Ma praticamente avevo incidentato il carro. Ma che è? Così semplice una cosa. Porta il carro al sacerdote, che si trova nello specifico qua. Quindi facciamo manovra e torniamo indietro. Facciamo manovra, ho detto. Dove cazzo andate? Ma non fa manovra. Aspetta, piano. Ok, piano. Ma vanno da soli comunque i cavalli, accelerano e fanno quello che vuole. Così è gratis. Aspetta che questo lo incastriamo il cammello. Aia. Ho dato una testata e cammello a me perché l'ho fatto passare al centro. Sì, relativamente. Anche se i cammelli in realtà sono su due. Attenzione signore! Aspetta, perché qua dobbiamo girare prima. Puttana Eva, che come sempre aspetta, che qua è doppia corsia, quindi riusciamo a fare manovra.
Scusate, ci insinuiamo. State calmi. Meciai dovrebbe proteggere i civili. Ah. Aspetta, mi sono incastrato nel vicoletto. Aspetta, non sterza. Cioè, sterza, ma sono i cavalli. Panico. Dai, ma che cos'è? No, non sto accelerando, frenando e qualunque altra cosa possibile. Aspettate, ma perché succede? Non posso neanche scendere dal carro. Perché succedono solo a me queste cose? E quindi? Se non posso neanche scendere dal carro? Ricarica obiettivo missione. L'azione ripristina tutte le missioni agli ultimi... L'azione ripristina tutte le missioni agli ultimi obiettivi. Aspetta, questo mi preoccupa, questa cosa. Mi sa che ci salutiamo qua perché ci siamo incastrati. Non posso più uscire. Guarda qua come destreggio i tuoi cavalli. Tac, tac. Quindi io con questa immagine di fitness vi saluterei a questo punto, perché ragazzi dobbiamo... Cioè comunque devo chiudere il gioco, uscire e poi rientrare, quindi... Quindi a questo punto, ragazzi, con questi cavalli che fanno in questo modo tecnico-tattico il destra-sinistra, visto che non possiamo andare né avanti né dietro, ma siamo rimasti piantati nel vicoletto, non possiamo neanche... Basta frustarli, tanto non vanno da nessuna parte. Magari alla prossima ci organizziamo. La signora, non è colpa mia, pure io vorrei scendere da sto cazzo di cavallo, ma non posso scendere. Aspetta, si è staccato. No, ha cacciato la spada. No, perché sto comunque legato al cavallo. Aspetta, ma se faccio così, zac, ci tagliamo a metà? Guarda la testa. Aspetta. Zac, aspetta, guarda come si storce la testa. Noi proviamo, per il bene della tecnologia, cerchiamo di fare dei test. Comunque, niente, questo è fatto. Ma il viaggio rapido non credo che ce lo faccia fare quando siamo a bordo di veicoli. No, sì, ce l'ha fatto fare. Grande così. Ma mo stiamo sul cavallo? Sì, non ci avevo pensato al viaggio rapido perché là... Aspetta, prima che avevo provato a fare... No, forse l'avevo fatto l'altra volta che non me lo ha fatto fare perché ero in una zona a rischio, non perché ero a cavallo, è vero. È vero, è vero. Ma fanno sti vicoletti così, scusate, io devo fare manovra, poi quello che cazzo, il carro non se lo poteva venire a prendere in un altro luogo. Aspetta. Fatemi capire. No, è rimasto nel vicolo il carro. Al culo lo prendiamo. Porca puttana. Quindi quella missione sarà incompletabile. Il sacerdote non avrà mai più il suo carro e due cavalli rimarranno lì a morire di fame. Ma sì, facciamo uno, attacchiamo col gancio, così facciamo il traino. Il carro al traino. Senti il sound però, molto orientaleggiante. Allora, qua dobbiamo fare, No, vabbè, faccio la stessa strada, così vediamo un attimo. Secondo me il carro rimarrà lì a vita. La già puttana. Sì. Aspetta, cavallo di Twitch. Aspetta qua. Esci da qua. Esci da qua. Ma dove... Aspetta, ma non posso passare neanche davanti al carro perché sennò mi entra nella cespura. Lo so, è successo un macello qua. Il fatto che adesso spostandoci abbiamo anche salvato la partita. No, sto cavallo mi sa che è morto. Ma non muoiono. So della missione. Ah no, missione falli, meglio così, sennò rimaniamo qua a bloccare. Questo carro però secondo me rimarrà per l'eternità qui. Mi spiace cavallo, ma è stato per il bene della missione. Con quanta tristezza è morto questo carro. Aspetta che vado a prendere il mio, non è vero. Sono dal cespuglio, dov'era? Cavallo di Twitch, che fa? Comunque non so se riusciamo.
pare farci la missione. Due coglioni però. Ricarica obiettivo missione. Mi sa che dobbiamo fare così però. Ricarica obiettivo missione. A questo punto lo rifacevo anche prima. Vabbè. Giusto per completare la missione. Se no ci sarebbe così pare brutto. Quindi nel caso ci facciamo questa missione e via. Enigmi dei papiri. Rarità. Come detto, dobbiamo comprare un po' del legno. Un po' del legno che ci serve per migliorare sia il corpetto che ci dà salute, che la faretra che ci dà frecce, visto che ne consumiamo in quantità. Allora, rarità del cavallo mio, un attimo. Ok. Dai che non è neanche troppa strada. Vai, vai. Il problema è come cazzo ci arriviamo là se mi si incastra nel vicoletto il carretto. Dobbiamo trovare una strada alternativa, magari un po' più... larga. Vai. E poi penso che a questo... ah, eccolo qua. E allora perché là l'avevamo parcheggiato in modo... il cibo di cui parlava il sacerdote. Eravamo stati anche fortunati perché era morto... cioè erano morti tutti. Aspetta. Scusa. No, vieni qua. Ammazzate quel... no, non ho le frecce, è vero. Affanculo. Dov'è il cavallo? Questo sta a guardare il signore. Vieni qua. Ma vattene a affanculo tu. Datemi... vedetevi dai coglioni per favore. Sì, perché adesso ci avremo questi che ci spaccano i coglioni per tutto il tragitto. No, le frecce non le... che fa manovra? Guarda questo come c'è sfida. Provate a serafile. Cacatesta. Voi guardie dovreste dare il buon esempio. Patente. Vai, vai. Questo cibo sarà usato in modo migliore. Fanculo, dove sta l'altro? Vieni qua. No, se no questo non lo vuole. Yalla, yalla. Per questo la gente potrà sfamarsi. Dunque, quello... allora, stiamo calmi. Che tra l'altro ce l'ha avvicinato forse alla zona dell'obiettivo, quindi tutto sommato. Un attimo, Allora, aspetta che qua ci dobbiamo studiare la strada. Non è vero perché non si vede un cazzo. Non lo so, dobbiamo capire. Allora, i piccoletti, come detto, non vanno bene. Grazie mille all'omino della polmonite per la sottoscrizione per il 12° mese, tra l'altro. Grazie mille, grazie mille. Questo era il bicoletto. Ho capito, non faccio un giro, però secondo me non... perché comunque tutta la zona è abbastanza stretta. Quindi onestamente... scusate. Onestamente non so fino a che punto si può fare sta cosa. Ah no, forse qua... occhio al bambino. Ok, occhio. Jai può fare quello che vuole, dai. Ok, abbiamo preso la strada giusta. Attenzione, in discesa. Attenzione, la signora. Guarda questo che c'è blocca. Sì, è quello che sta prendendo aria all'ascella, evidentemente. Dove parcheggio qua, va bene? Dov'è il sacerdote? Ma come detto, non è male, non è ecco male. Poi vedremo strada cibo, facendo. Come promesso. Strada è lunga. Le guardie del faraone sono state felici di donarlo. È più di quanto mi aspettassi, fratello mio. Oggi Serapide sfamerà il suo popolo. Segui sempre la sua strada, sacerdote. Anche tu, Mejai. Sarà fatto, sarà fatto. Missione compiuta, 800. Come detto, 800 sono un po' pochini. Però adesso per livellare ci serve veramente un fottio di esperienza. Già queste 1500 va bene. Questa livello 16. La principale richiede livello 19. Ma noi siamo ancora a livello 17. Poi le altre principali 21, 25 e 20. Quindi comunque magari ci prepariamo, perché la principale magari facciamo anche subito. Nel senso, di solito di principali ne faccio più di una. Però se magari riusciamo a farci questa di livello 16 e ci dà 1250 di esperienza, se riusciamo a fare una cosa al volo. Questa mi sa che stava da ste parti, perché era una delle ultime che avevo sbloccato. E tra l'altro è anche nel punto di viaggio rapido. Quindi proviamo a vedere, magari poi ci salutiamo al volo. Però se riusciamo a farci anche questa non sarebbe mica male come cosa. Almeno ci si organizza meglio per le missioni principali, visto che
come detto, questa live viene prima dei prossimi video che devo registrare, quindi poi ci si organizza per domani. E quindi probabilmente anche le prossime live si potrebbero fare un altro po' di secondarie, perché come detto alla fine le secondarie se no me le faccio per conto mio, quindi calcolando che le facciamo così, sti cazzi, mi collego direttamente a Twitch, vi faccio sapere al volo e sti cazzi. Aspetta, che dobbiamo fare? Gli arcieri sono sui tetti di Size e nello specifico, quindi zona eliminazione è questa. Ma me li segni tipo gli arcieri? Cioè quali sono, perché ci sono un sacco di guardie, quindi onestamente vorrei capire effettivamente chi è che sono tra questi che devo uccidere, o se devo ucciderli tutti. E questo rende le cose più complicate perché io non ho neanche frecce. Vabbè, la zona di eliminazione è questa, quindi facciamo una cosa. Intanto partiamo con l'andare sui tetti. Aspetta, questo cazzo ci hanno beccato già. Guarda sto pezzo di merda. Aia, occhio che questo è livello 16, quindi non è come quelle che abbiamo affrontato prima che erano livello 10. Infatti vedete che non facciamo un cazzo, anche un attacco pesante. Ok. Però abbiamo scatenato il panico. Vado verso l'arciere subito perché... non mi ricordo. Perché non è che li abbia giocati tutti, onestamente. Attacco... No, cazzo, c'avevamo l'attacco dall'alto. Attacco dall'alto, attacco dall'alto. Oh, che cazzo. Una volta ogni tanto. Vediamo, vediamo. Ci stavo pensando, ma tra l'altro io ancora non ho giocato The New World. Quindi, aia. Questo è uno di quelli che dobbiamo uccidere, sì. Questo ci ha dato un bel po' di esperienza l'arciere. Comunque ce ne mancano ancora 4, quindi se magari li riusciamo a beccare. Questo non è un arciere a quanto pare. E sui tetti magari sugli altri tetti, però. Giovanotto, la farina. Che poi noi tra l'altro abbiamo pure l'attacco quello col calcio, ma non l'ha mai fatto tra l'altro. Ok, questo però ci aveva lasciato qualcosa, no? Allora, gli altri arcieri, siamo ancora nella zona di eliminazione, quindi evidentemente ci stanno ancora qua. Vediamo. Io sugli altri tetti non ho un cazzo di nessuno. Fatemi vedere Size quanto è grande per capire. Penso che sia tutta questa città, quindi... Però me li poteva segnare un pochino, no? Perché sennò così come cazzo faccio a trovarli tutti? No, l'aquilotto... Ah, aspetta, eccoli là, forse. Facciamo una cosa. Saranno... Questi... Abbiamo sbloccato qualcosa per segnare sti cosi, no? Vabbè, allora facciamo una alla volta, a questo punto. Presumo siano arcieri, perché come detto non ce li segna propriamente nella missione. Ci dice quanti sono, ma non ci dice dove sono. Quindi andiamo ai prossimi. Dove lo hai sentito? Individuato, poi becchiamo anche gli altri. E cosa hanno detto? Tra l'altro, aspettate, un attimo al fabbro, scusate. Ce l'hai del legno? Sì, grande. Approfittiamo, no, quantità, comprane tutti e quattro. E ti compro anche il bronzo. Lo investiamo in risorse, ragazzi. Che... Ok, e mi vendo le cose inutili. Ok, abbiamo fatto 400 pipi. E quindi qua attrezzature possiamo migliorare adesso la faretra che richiedeva legno. Queste che richiedono, cazzo, un'altra di legno, però aumenta il danno corpo a corpo, quindi aspetto per questo. Dobbiamo trovare un altro fabbro che in realtà è lì. Non so a che distanza. Provo a salire da... Ah, eccolo qua, sì, fermi.
Uniamo anche lo shopping a... le risorse le compro, perché per le risorse non è easy come cosa, quindi nel caso ci apprezziamo. Le armi per il momento mi trovo abbastanza bene con quelle che abbiamo. In questo modo andiamo ad aumentare l'attacco corpo a corpo. Ok, ci serve sempre altro legno, presumo in quantità industriali, abbastanza. E va bene. Allora, aspettate, come detto ce ne mancano ancora un po', che sono quelli lì. Vediamo se ce n'è qualcuno di qua, sembra di no. L'arciere, non so se sono tutti e due questi, però nel dubbio facciamo prima. Non li togliamo tantissimo, quindi devo fare la veloce. Ok, ne mancano altri due che potrebbero, ah eccoli là. Quelli ce li ha segnati adesso. Sono troppo lontani. Meglio avvicinarci, meglio avvicinarci. Ole, mamma mia che agilità. Tu può dire addio ai suoi occhi. Ok, mi ricarico di frecce. E questa è fatta. Siamo ancora a livello 17, però dai, tutto sommato ci ha dato 1200 punti esperienza, che non è poco, non è poco. Abbiamo comprato il legname, abbiamo messo un'arma più prepotente e abbiamo fatto anche le 8, quindi siccome è ora di cena e andiamo a poppare, direi che ci possiamo salutare qui. Allora ragazzi, con questa live di Assassin's Creed Origins, vi ringrazio per averla seguita, quelli che l'hanno seguita, come sempre la ritrovate sul secondo canale, chi la sta vedendo sul secondo canale seguitevi su Facebook e su Twitch dove facciamo queste live. E come detto, vi faccio sapere, io adesso, come detto un'altra volta, mi devo registrare l'episodio per domani, quindi vediamo se con questo livello magari quella principale riusciamo a farla, e poi ci rivediamo con altre live, magari sia su Assassin's Creed Origins, così maciniamo missioni secondarie e approfittiamo per livellare, magari non so se domani o domenica, anche nel pomeriggio ci si organizza, e per il resto niente. Trovate l'episodio delle 18 per chi se l'è perso. Vabbè, siamo al quinto episodio forse. Vabbè, controllate sul canale. Dai ragazzi, come sempre, grazie mille per aver seguito la live. Ci si becca domani penso. Non lo so, vediamo. Sul canale sicuramente, in live come mi riesco a organizzare. Ciao ragazzi, buona serata a tutti e buon appetito, buona cena, buon proseguimento. Ciao ciao.